Prima tappa, partenza ignorante con una crono discesa. Ci sono ricascato. Non in corsa, ma nella ricognizione, giustamente. Diciamo dignitosamente bene. Un vento che quasi non ti faceva rimanere in piedi. E grandissimo Diego e grandissimo me anche, capito? Abbiamo già fatto quasi 4000 metri di dislivello. Mal di gambe, perché come tutti gli arrivi in salita, mal di gambe. Partenza e discesa, già mal di gambe. Siamo in barca, stiamo andando a Reggio Calabria dopo aver vinto la tappa. Quindi grande lavoro di squadra, una tappa veramente dura perché ci hanno messo a blocco in salita, ma l'abbiamo portata a casa. Giornata impegnativa, un pochettino umida sul finale, freschina un pochettino, però dai, è andata tutto bene. Com'è stata oggi, Viso? Non benissimo. E domani però? Non benissimo. Oggi la Bora è venuta giù come freccia rossa e mangiavo nei minuti come mangiare caramelle. Per quanto siamo andati piano all'inizio, siamo andati forte alla fine. Il mio mitico DS da dilettante, il mitico c'era lui che mi diceva sempre che il ciclismo è uno sport che è basato sul mal di gambe. Quindi Matteo, non mollare. Quindi se sono stata buona. È lo sport giusto, insomma. Tappa nervosa, un po' di vento, una leggera brecciolina qua e niente. Cece, com'è andata? Io pensavo di recuperare un po' dagli sforzi di ieri, che 10 minuti chiusi in due con due corridori, tutto bene. Comunque 2 ore e 50 di gara, neanche veloci. Siamo arrivati prima in hotel. Infatti dai, guardiamo il lato positivo. Dopo quello che abbiamo passato ieri con i ventagli e con tutto il resto, oggi dai, ci siamo salvati bene. Oggi tappa fredda. E c'era tanta salita. Tappa numero 10 e finalmente sono riuscito ad azzeccare una fuga. Sono contento che è successo in casa, sì, davanti ai miei tifosi, anche se qui è passato tante volte il giro, quindi diciamo sono anche un po' abituato, però è stato speciale perché nella piazza di Lanciano, dove siamo partiti oggi, dove c'era il villaggio, è dove io ho visto per la prima volta la partenza di una tappa del giro. Cosa vi devo dire? 4 tappe su 11. Ma che ce ne frega a noi, stasera si sboccia, dai ragazzi, in gamba! Scattare a 60 all'ora in pianura col vento in faccia, Signore pietà. Vedere gli entity che si mettono davanti sulla salita prima del barbotto, Signore pietà. Mamma mia, come sto? Anche oggi, per fortuna, ottima finalizzazione di Diego. Mi dispiace che sull'azione che ho voluto tirar fuori ed ero con Tratnik non sono riuscito per poco a restare con lui sulla salita e poi magari
provare a stare ancora con lui, ma niente, dai, è andata così. Mi spiace perché una vittoria al giro è sempre una vittoria al giro, e sono da bambino che spero prima o poi si possa esaudire. Fino a ieri sera era tutto un... comunque sta andando ancora bene oggi. Credo che 5.000 metri di dislivello, credo non ve li mai fatti, neanche 10.500 in due giorni. Mi ha fatto male e lo Stelvio credo che non lo farò mai più, se non in gara. Il giro è finito da poco e quindi si esce dalla bolla. Sono state tre settimane molto intense e volevo ringraziare tutti i tifosi perché ho sentito un altissimo calore, affetto e sostegno.